qual è la sua opinione? C'è stata questa censura? No, secondo me non c'è nessuna censura, anzi credo che abbia avuto più visibilità dopo quello che è accaduto, visto che tutti hanno pubblicato questo monologo che io ritengo abbastanza anacronistico nella prima parte e obiettivamente poco corretto nella seconda parte. Non si può insultare il Presidente del Consiglio, è un insulto, perché se a me mi dicono oggi fascista io mi sento insultato, e quindi per me hanno insultato il Presidente del Consiglio. Nella TV pubblica credo che questo non vada fatto, o quantomeno si può fare, perché ognuno è libero di dire quello che vuole, ma ci vuole il controaltare. Ancora oggi nel 2024 parlare di un Presidente del Consiglio fascista non fa bene all'Italia. Se questo ancora qualcuno non se ne rende conto, credo che sia anacronista pure. Se a me dici fascista, io mi sento insultato, perché io non sono fascista e quindi mi sento insultato. Allora perché è così complicato dirsi antifascisti oggi? Io sono contro il fascismo. Ma non contro qualsiasi tipo di dittatura. Il fascismo è stata una dittatura, io sono contro il fascismo, contro qualsiasi tipo di dittatura. Il fascismo lo abbiamo avuto in Italia, quindi ha pesato di più, ma abbiamo avuto tanti tipi di dittature nel resto del mondo e io non le condivido. Ma pensa un po' come Lollobrigida, che ha detto che l'antifascismo comunque ha provocato tante vittime, quindi non si riesce a dire poi quel termine perché bisogna essere antifascisti di fatto. No, allora, se il termine antifascista è legato semanticamente al dire sono contro il fascismo, io non ho problemi a dire sono antifascista. Se il tema però, come vuole fare la sinistra, è farmi dire, farci dire siamo antifascisti, legati in maniera quasi viscerale a quel tipo di antifascismo che io non condivido, perché quell'antifascismo, quel tipo di antifascismo ha fatto morti e feriti, e io non condivido nessun tipo di violenza e nessun tipo di atteggiamento e comportamento che ripaghi con la stessa moneta. Se il fascismo ha fatto nefandezze e tu rispondi con le stesse nefandezze, secondo me è un errore. Secondo me le persone vanno fatte marcire in galera.